Finisce 2-1 per il Football Club Matese di Mister Rubano l'incontro allo Stadio Ferranti di Piedimonte Matese contro un Montegiorgio avversario per nulla facile. 3 punti d'oro per la classifica con la striscia positiva che continua fra l'entusiasmo della tifoseria che purtroppo deve ancora disertare lo stadio. Noi a fine gara abbiamo sentito Mister Urbano e poi Galesio, l'autore del gol del vantaggio, e sentite che cosa ci hanno detto. Allora mister, innanzitutto i complimenti per questa squadra che sta facendo sognare i tifosi di Piedimonte. Il gol preso, come l'ha presa? Come l'ha presa lei, perché non prendevate gol da parecchie partite? Ci sta, perché poi tra l'altro la squadra avversaria spingeva pure. Abbiamo preso su palla inattiva quando sapevamo che loro quasi sempre la mettevano sul secondo palo. Poteva essere evitato, però alla fine... valutando la prestazione, la partita 360 gradi, c'è da essere solo soddisfatti. La squadra in questo momento, i ragazzi sono stanchi perché purtroppo i ricambi sono pochi, sono tutti giovani quelli che abbiamo sulla panchina, ma soprattutto gli over stanno facendo fatica. Noi abbiamo finito con 6 o 7 under, 6 under mi sembra la partita, perché con gli over soprattutto ho poche viste tutte le... Ecco, ma questo Galesio che a noi sembra che abbia cambiato il volto della squadra. Ma Galesio è un giocatore che ci sta dando tanto, ci sta dando quello che ci aspettavamo, perché quando l'abbiamo preso la società secondo me ha fatto un ottimo colpo, perché poi tra l'altro era un giocatore che si parlava che dovesse andare a Taranto, poi siamo riusciti noi, è stato bravo il presidente, è stato bravo Raffaele Corsale a lavorare sui tempi e a farlo venire qua. Però oltre a Galesio, noi nel mercato di dicembre abbiamo preso altra roba, abbiamo preso Cassese che ci sta dando grandissima solidità in difesa. Ecco, si parla della migliore coppia centrale del torneo. Ma questo non sta a me, io sono contento di loro, sono contento di averli a disposizione e poi io. Anche. Sì, sono bravi anche sulle palle inattive. Abbiamo preso Barone, abbiamo preso Felici ultimamente, abbiamo preso anche qualche under secondo me importante, e quindi tutto questo ha fatto sì che il gruppo migliorasse, e chiaramente i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Allora, un altro gol decisivo. Sì, sono contento per il gol, ma soprattutto per la vittoria di squadra, per l'atteggiamento che le stiamo mettendo a ogni partita, perché stiamo vincendo, ma l'atteggiamento a volte se sbaglia, se gioca tranquillo, ma noi no, noi le stiamo mettendo tanto impegno a ogni partita, quindi sono contento e voglio fare complimenti alle squadre, alle staff, alla società, che stiamo facendo un grande sacrificio. Certo che è dura lottare da soli là davanti, eh? Sì, ma ho un gran compagno come Abreu che mi dà una mano incredibile, siamo uno tutti e due, e abbiamo una gran relazione pure fuori il campo, quindi mi auguro che ritroviamo il gol tutti e due adesso mercoledì. Se lo fa lui, sarò felice per lui pure. Dallo stadio Ferrante di Piedimonte Matese è tutto. Lorenzo Applauso ed Emilio Bianchi per Casertasera.it.